Salve a tutti amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Davide Cult TV e le nostre recensioni di questi prodotti digitali che tanto a noi ci piacciono. Oggi vorrei parlare di un prodotto veramente spettacolare, anzi parliamo prima dell'azienda che è davvero spettacolare, perché parliamo di un'azienda che si chiama Silvox. È un'azienda che ha circa 13 anni che è nel settore e loro producono schermi televisivi per ogni situazione, quindi figuratevi che loro hanno degli schermi impermeabili all'acqua, cosa che io non conoscevo neanche, o schermi pubblicitari con una luminosità pazzesca, quindi riusciamo a vedere i loro prodotti addirittura 5 volte superiori rispetto ai normali televisori. Quindi il sito Silvox, diciamo, è una presentazione di tutti i prodotti che c'hanno, ma oggi andremo a recensire, meglio ancora, un prodotto, il prodotto che ci hanno mandato. Voi sapete benissimo che noi siamo dei camperisti, noi viaggiamo in camper con il nostro canale e cerchiamo di portare contenuti di reazioni musicali e recensioni appunto di tutto quello che è nel campo della tecnologia. E io oggi sono veramente entusiasta, proprio tantissimo, per il fatto che questa azienda mi ha contattato e mi ha dato modo di provare i suoi apparecchi, anzi realmente mi hanno mandato due televisori 24 pollici che mi servivano veramente per il camper, che abbiamo cambiato i vecchi, e devo dire veramente che non c'è paragone, perché parliamo di prodotti tipici e particolari, quindi è un'azienda che punta all'esigenza del camperista. Questo che andiamo a recensire oggi si chiama Combo DVD da 24 pollici, è la serie Limo 2023. La particolarità intanto che ha un lettore DVD integrato, quindi riesce a leggere DVD, VDC e CD, che voglio dire non è una cosa facile da trovare in televisori 12 volts, perché parliamo che questo televisore ha la doppia funzione 12 volts, quindi nel camper è spettacolare, non abbiamo bisogno di nessun trasformatore, funziona 12 volts, ma in più la possibilità di collegarlo anche alla rete elettrica, quindi direi che è anche un televisore per casa, un ottimo televisore per casa. Ha delle cornici davvero davvero sottili che non si vedono neanche, quindi abituato ad avere gli altri televisori 12 volts che sono ormai, diciamo, standard, perché da molto tempo noi siamo nel campo del camper, quindi degli accessori per camper, e sinceramente non avevo mai visto un televisore con delle cornici così sottile. Riuscire ad averlo in camper per me è stata un'emozione. In più i classici televisori non hanno la possibilità di avere un Android 11 integrato, quindi loro hanno la licenza di Google TV e quindi la possibilità di gestire il televisore anche senza antenna. Ad esempio noi che viaggiamo molto e magari non vogliamo sintonizzare l'antenna, abbiamo una rete internet wireless illimitata e quindi abbiamo la possibilità di usufruire del televisore a 100% utilizzando anche Sky, utilizzando anche l'applicazione di Android stessa, che ti dà libero a un'apertura speciale a tutto. Cioè, hanno un audio particolarissimo e molto chiaro, come dicevo la luminosità è fantastica, c'è anche la possibilità di ascoltare della radio FM direttamente dal televisore, e questo qua vi giuro che mia moglie quando fa le pulizie la mattina è una cosa speciale, perché riesce a mettersi i suoi programmi televisivi, appunto ascoltare la radio direttamente dal televisore. Ha il controllo vocale remoto, quindi con la possibilità con un assistente vocale di richiamare le azioni Google e appunto riuscire a cambiare canale, riuscire se vuole qualcosa basta cliccare sul telecomando e riesce a entrare in quella funzione. Ancora appunto la funzione wifi e anche bluetooth, quindi possibilità anche per tutti quei ragazzi che magari tramite Google Play vogliono giocare su questo televisore, possono scaricarsi tranquillamente i giochi, perché scaricandosi i giochi magari col bluetooth andare a controllare con un controller i giochi, e quindi avere la possibilità di mettere un ragazzino davanti al televisore, appunto i camperisti che ci stanno seguendo appunto, e farlo giocare tranquillamente senza portare console o altro. Noi abbiamo appunto questo televisore che è un 1080 Full HD con un angolo di visione largo di 178 gradi, è veramente pazzesco. Appunto le dimensioni sono 21 pollici per 12 per 1,89. Ha un consumo in watt di soli 33 watt con una qualità pazzesca, quindi noi adesso andremo a vedere la prima accensione, cosa avviene nella prima accensione. Ritorniamo subito.
Come vedete, ho appena messo il codice sul telefonino, vado avanti e la connessione è stabilita. Una configurazione davvero rapida e facile da utilizzare, come se fosse un tablet, insomma, l'avanguardia di questo televisore è appunto la qualità dell'immagine che dopo andremo a vedere e soprattutto la facilità d'uso. Come vedete, se connesso con la mia rete domestica e sta prendendo tutti i dati di accesso, quindi avrete il vostro account su Google del telefonino direttamente sul vostro televisore. Andiamo a accettare i termini di servizio. Ricordiamo anche il controllo vocale, tutte le varie app che andremo a utilizzare come un normale Android. Adesso noi non abbiamo collegato l'antenna televisiva, quindi andremo a saltare questo processo. Ecco qui la schermata che vi troverete di fronte, quindi immaginate la velocità soprattutto di spostamento. Insomma, una vasta gamma di programmi, appunto Android, che ci potrà portare a un divertimento o una multimedialità massima. Andiamo su YouTube e andiamo a vedere un video. Immaginate che io ho il premium sul mio telefono e mi ritroverò anche il premium YouTube anche sul televisore, quindi appunto associare questo, infatti come vedete premium, quindi non avrò pubblicità perché io già pago un abbonamento e quindi è un piacere soprattutto andare a visualizzare senza pubblicità. Parliamo anche del telecomando, che è questo di qua, come vedete abbastanza completo, con l'aggancio con i tasti rapidi per Netflix, YouTube, Prime e Google Play. Di qualità e anche il design con i bordi sottili è davvero uno spettacolo andarlo a vedere. Ecco, ben ritornati, avete visto, è molto facile soprattutto a fare la prima installazione col proprio telefono, si riesce tranquillamente ad associare il televisore al telefono. Ma parliamo ancora di altro, quindi ritorniamo a parlare dei due speaker che c'ha in dotazione, quindi avete la possibilità di sentire un audio diverso dagli altri, quindi non è un mono, ma appunto hanno in una cornice così stretta, immaginate, sono riusciti a integrare due altoparlanti, quindi a riuscire a avere un audio stereo. In più ha il Chromecast integrato, quindi non dovete andare ad acquistare macchinari altro, quindi direttamente potete streamare quello che vedete sul vostro telefonino direttamente sul televisore, anche Apple e Android, quindi riuscite a farlo in tutte e due le cose. E la possibilità anche, appunto, come dicevo prima, dell'assistente Google con un tasto, quindi basta andare a cliccare un tasto specifico del telecomando che andrete a richiamare appunto l'assistente Google vocale, quindi chiedere qualsiasi informazione, e quindi è ancora più facile non andare a cercare con appunto il telecomando, ma vocalmente riuscire a chiedere qualsiasi cosa che uno vuole, il tempo, il meteo o direttamente un programma televisivo, andarlo a richiamare direttamente. Poi riusciamo ad avere anche una compatibilità multipla, quindi abbiamo un'uscita ottica, un sintetizzatore, una presa LAN, due prese HDMI e ancora un'uscita per auricolari, quindi il classico jack, e due porte USB in più, quindi immagino che se non avete abbastanza potete collegare in queste porte USB anche delle Fire Stick, insomma, ripeto, già completo così, ma loro puntano ancora a darvi la possibilità di inserire altri servizi che potete includere in questo televisore. Insomma, un televisore di questo per un camper o per un'abitazione, per la luminosità e la qualità che già avete visto, la qualità video di questo televisore, io direi che è veramente il massimo che si può avere per un camper. Io non mi aspettavo tale qualità, devo essere sincero, ma poi andando a vedere tutte le recensioni che trovate anche su Amazon, il link dell'acquisto, quindi che poi metteremo tutto in descrizione, vedete che i feedback positivi parlano da solo, parlano come l'elite dei televisori per camper. Il design a volte conta davvero tanto, perché quando hai un supporto in metallo come questo qua, una cornice che si può dire che non c'è, quindi è senza nessun tipo di cornice e con tutte queste qualità, direi che è facile innamorarsi di questo televisore.
Silvox, veramente, io spero di continuare a lavorare con loro e provare altri loro prodotti, perché veramente io mi sono impazzito a vedere tutti gli altri prodotti che potete andare a trovare su silvox.com, che ripeto, tutto questo lo troverete in descrizione. Veramente un'ampia gamma di prodotti, si vede che l'azienda da 13 anni punta alla qualità soprattutto, e quindi che dire, io vi ringrazio di aver seguito questa mia recensione, vi invito, ripeto, a ritornare sul sito Silvox e soprattutto andare a scoprire un mondo fantastico, davvero. Grazie ancora per essere stati qui, ci vediamo alla prossima recensione.